Quasi. Purtroppo in Austria bisogna rispettare assolutamente i limiti perché qua ti bastonano e non è come da noi. Welcome bikers! Giriamo intorno alla motocicletta. Bisogna stare assolutamente nei limiti, sono già 10 km/h fuori, perché ti bastonano. Ogni anno che vengo qua torno giù almeno con una multa, perché ti mettono i 30 km/h nei posti più improbabili e dietro c'è ovviamente la macchinetta che ti farà foto. Allora, capiamo. Io a spanne andrei di qua. Vediamo se becco il lato giusto del lago per arrivare a Facamsee. Toccherà anche comprare una maglietta e toccherà prenderne una pure alla signorina Orsettig. Ah, messo di qua dal demo area. Ecco. Dopo mi fermerò esattamente qua. Sì. Dai che ci siamo. È solo il primo giorno, è solo martedì, per cui le presenze non sono eccessive. Però già ho visto svariate moto. Yes. Do you know Somali. How you start? Start. Okay. Okay. Which bike do you ride? A street glide. Okay. Then you know Blinker left and right. Yes. I ask because all the Japanese bikes have the. Okay. Then enjoy. Spettacolo! Il demo ride qua è libero, dobbiamo seguire le indicazioni con la freccia arancio. Yes! Abituato ad avere i piedi più avanti della sella. Che stile questa Fat Bob! Sì, dai che andiamo! Non è male, molto più leggera della Street Glide che avevo provato. È stranissima, però è molto bella. Solamente le Harley sono moto che possono divertire andando via a 50 all'ora, anche meno.
incredibile con le Harley. Vai via così, trotterelli 50 60, e non hai bisogno di spingere perché già ti diverti, già senti le good vibes che ti danno. La posizione è da custom, però è anche comoda, cioè, non l'avrei detto. Sembra di stare in palestra un po' sul pulley, però dai, un manubrione largo, anche una discreta agilità sta cosa. Allora, qua la demo mi manda, ok, sì, capiamo di non grattargli le pedali. Beh, coppia ne ha da vendere, grosso in seconda, non è rabbiosa come il diavolo, però che stile ragazzi, che stile, che stile. Ecco, andare in giro con una moto così neanche 70 all'ora ti dà già una grande soddisfazione. Senti che trotterella il wind di Milwaukee, senti come trotta, senti che sound, e questa è originale perché è originalissima. Immaginiamola con uno scarico aperto, praticamente quelli che incrociamo col tubottino giallo sono gli altri che sono in demo ride. Abbiamo tutti il filettino. È piccola, stretta, molto bene. Sto un catapalto davanti, non lo supporto. Vedo dura, ci siano ancora motori così. Già Harley ha buttato fuori un modello elettrico che non mi piace, paura che questi motori non avranno vita lunga ancora. Protezione aerodinamica zero ovviamente, come sulle varie neghe che ho avuto, ma che ti serve protezione aerodinamica quando trotti a 70 all'ora, 80 all'ora? Riesco proprio a inserire questa posizione di guida, ma ci proviamo, dai, vediamo dove si arriva qua. Ecco, questa sarebbe la moto da uscita tranquilla, da uscita di coppia per godersi il panorama. 70 all'ora, perfettamente nei limiti, piedi che ancora un po' si possono distendere, e si va a macinare chilometri. Raga, 6.000 giri e c'è già il limitatore, 6.000 giri si è già in zona rossa del contagiri. Gli americani. Yeah.
Sound. Allora, di qua. Sì. Lì scarica, raga, lì scarica. Qui. È incredibile. Inutile forzarlo, bisogna cambiare marcia. Più bassi lo si fa tirare, meglio è. Che roba pazzesca. Che cosa pazzesca, questo qui al picco della coppia a 3000 giri, qui la spinge meno che 3000, è fuori di testa, è fuorissimo. No, ammetto che è una goduria, andare in giro così è veramente una goduria. Siamo già al giro di boa. Tu cosa? Ah, si è scotta. Scarico originale. In realtà probabilmente fa più casino il multistrada con cui sono venuto su quando è a regime. Però dai, niente male. È inconfondibile sound americano. Non ha il bilanciere, ha la leva singola, al contrario della Street Glide che avevo guidato. Tac! Dai che la riportiamo. Tiriamo ancora. Diamo ancora un paio di cartellate. E poi la riportiamo. Ok, questi non hanno sicuramente gli scarichi originali. Non so dove ho le pedali. Sono il mio genere di moto preferite, però tantissima roba, anche le rotaie qua non le senti praticamente. Anche questa seduta è molto comoda, ovviamente non come un GS, una multistrada o
anche le piramidi discretamente alte non penso si riesca a piegare granché, però per essere una custom niente male. Ah, ma c'è una Ducatina davanti. Ciao sorellina, ciao. Tengo la postura bella eretta, sto ancora più comodo, incredibile. Braccia larghe, piedi puntati sulle pedane, un filo di gas e si vola come se stessimo facendo la coast to coast. Che tra l'altro mi piacerebbe fare prima dei 35 anni, devo iniziare a risparmiare, poi voglio assolutamente andare un mese a fare quella fantastica esperienza che si chiama Coast to Coast in America, dalla East alla West, per approdare in California. Per cui obiettivo risparmio, mettere via un 10.000 euro per stare larghi, stare tranquilli, anche se si può fare con molto meno, e andare a farsi un bel viaggio americano, magari sempre documentando i posti più salienti o comunque una piccola parte, perché è difficile poi riassumere un mese di viaggio. Siamo di nuovo alla moto che saluta, al gas lunghissimo, alla faccia dei gas rapidi, e questo è infinito nella corsa. Devo prenderlo col polso completamente girato per riuscire a dargli full. Seduta bassa, comodissima. Non mi sembra neanche eccessivamente pesante. La Street Glide che avevo provato era un cinghialone di moto in confronto, una moto proprio da 350-400 kg. Questa, oltre a essere bassa, cosa sarà, 250? Ma sì, non penso pesi più di 250 kg a spanne. Poi comunque l'assetto è bassissimo, per cui si mettono giù subito i piedi e chilo più chilo meno non fa differenza. Il motore è un trattore che potrebbe tirare qualunque cosa, per cui
che c'è l'ora non è neanche il suo, diciamo. Eccoci qua. Primo e purtroppo mi sa ultimo giorno di Fuckers per me, perché poi lavoro sempre il pomeriggio e dunque non vale la pena venire su per fare una mattinata, e soprattutto non so se venendo sulla mattina poi riesco a rientrare al lavoro in orario, per tempo, per cui salvo cambi turno all'ultimo minuto mi sono goduto questa giornata in solitaria, perché la mia signorina non può di nuovo salire in moto. Il martedì oggettivamente è difficile trovare qualcuno che sia libero e che salga. La sono comunque goduta, mi sono fatto il demo ride che volevo fare, ecco la Triumph, e i soliti esagerati. Si rientra a casa col sorriso stampato in volto e sperando di non portarci dietro qualche multa come al solito, ma in teoria sono stato attento a tutti i limiti. Adesso magari approfittiamo di fare il giro del lago. Voilà. Ce l'ho fatta, sono arrivato in confine senza entrare in autobahn. Però adesso bisogna decisamente cartellare.
e si cartella finalmente. Ha fatto un ritorno spettacolare.